Spider-Man, personalmente uno dei miei supereroi preferiti. Quanto sarebbe figo essere effettivamente un uomo ragno? Ma soprattutto, sarebbe possibile farlo? All'interno di questo video voglio vedere insieme a voi qual è la scienza che sta dietro a uno dei supereroi più famosi della Marvel. E andremo a vedere insieme perché in realtà essere Spider-Man è un vero schifo. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Victor, sono un ingegnere aerospaziale e divulgatore scientifico e sono il fondatore della Exodus Space Academy, una piattaforma di formazione all'interno della quale potrete imparare lo spazio a partire dalle basi. All'interno della piattaforma è già presente un primo corso che potete andare a consultare voi stessi, dove vi insegnerò a costruire il vostro branding, il vostro personal branding all'interno dell'industria spaziale. Benvenuti in un nuovo episodio della Scienza dei Film, questo format dove ci divertiamo a prendere un film fantascientifico o similari, prendere la scienza che c'è all'interno e cercare di capire che cosa è vero, cosa no, cosa sarebbe possibile e cosa no. Prima di cominciare però mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e di attivare anche la campanella delle notifiche. Bene, oggi come anticipato all'inizio parliamo della scienza di Spider-Man. Divideremo il video all'interno di quattro macro argomenti che sono la biomeccanica e l'agilità di Spider-Man, le sue ragnatele, quindi da cosa sono composte e se sarebbe possibile effettivamente utilizzarle per destreggiarsi attraverso i grattacieli, la genetica che è coinvolta all'interno del film, grazie alla quale Peter Parker diventa effettivamente Spider-Man nella maggior parte delle situazioni, e poi guardando gli Spider-Man più recenti faremo anche un salto brevissimo all'interno dell'ambito nanotecnologico, con queste tute super avanzate che possono fare un sacco di cose anche in totale autonomia. All'interno del film vediamo Spider-Man saltare da un edificio all'altro aggrappandosi alle sue ragnatele. Sarebbe davvero possibile utilizzare le ragnatele in questo modo? Sarebbero così resistenti? Lo vedremo nella parte in cui parleremo delle ragnatele stesse. Adesso concentriamoci un attimo sul fatto che Spider-Man deve compiere delle manovre che sono fisicamente molto impegnative per passare appunto da un edificio all'altro, comunque per muoversi in volo utilizzando le ragnatele. Prima di cominciare introduciamo il concetto di energia potenziale ed energia cinetica molto brevemente. L'energia potenziale che cos'è? Non è altro che l'energia che un corpo ha rispetto a un campo di forze esterno. Quindi l'energia che un corpo possiede a causa della sua posizione rispetto a un campo di forza appunto esterno, come può essere per esempio il campo gravitazionale, l'accelerazione di gravità, e in questo caso è proprio quello che ci interessa, ma ci arriveremo fra un secondo. L'energia cinetica, invece, molto più semplicemente, è l'energia che un corpo possiede a causa del suo moto, quindi a causa del fatto che si sta muovendo. Perché ci interessano questi due concetti? Perché prendiamo l'esempio di Spider-Man che in tantissimi dei film, sia in quelli più recenti con Tom Holland, ma anche in quelli nelle versioni precedenti, insomma, si lancia da un palazzo magari di 300 metri, e una volta arrivato in fondo spara la sua ragnatela per poi cabrare, andare verso l'alto e cominciare la sua corsa in mezzo al traffico di New York. Bene, all'interno di questa manovra ci sono un sacco di cose che sarebbe molto molto difficile far funzionare. Perché abbiamo introdotto il concetto di energia potenziale? Perché quando Peter Parker si trova in cima al grattacielo ha un'energia potenziale, che è dovuta appunto al fatto che si trova in una determinata posizione rispetto al suolo, quindi rispetto al campo gravitazionale terrestre. In questo caso, infatti, la sua energia potenziale, se prendiamo una formula matematica, è uguale alla sua forza peso moltiplicata per l'altezza a cui si trova. Quindi in questo caso mg, la massa moltiplicata per l'accelerazione di gravità, che è il peso, per h, che è l'altezza. In questo caso abbiamo preso 300 metri. Bene, adesso se Peter Parker saltasse e arrivasse, che ne so, a 100 metri di altitudine, avremmo un gap di 200 metri, avrebbe fatto un volo di 200 metri. Supponiamo che a questo punto spari la sua ragnatela e inizi una parabola, per l'appunto, che lo porta verso l'alto, quindi cabra verso l'alto per poi appunto lanciare nuovamente le ragnatele e passare di palazzo in palazzo. A questo punto una parte dell'energia potenziale si è trasformata in energia cinetica, che, come abbiamo detto,
è dovuta al moto e la formula dell'energia cinetica è uguale alla massa moltiplicata per il quadrato della velocità diviso 2. Ecco, vediamo che in queste due formule abbiamo tutti i dati tranne la velocità. Non sappiamo infatti a che velocità sta andando Peter nel momento più basso in cui spara la ragnatela. Ecco, se volessimo calcolare la velocità non dovremmo fare altro che eguagliare le due formule. L'energia potenziale è uguale all'energia cinetica dopo il salto di 200 metri effettuato. Perché? Perché tutta l'energia potenziale dei 200 metri si è trasformata alla fine in energia cinetica, per l'appunto. E se andassimo a fare il calcolo vedremmo che la formula finale è uguale a V, che è la velocità, che è uguale alla radice quadrata dell'accelerazione di gravità moltiplicata per l'altezza del salto, il tutto moltiplicato per 2. Quindi se andassimo a fare il calcolo vedremmo che la velocità finale è uguale a 62,6 metri al secondo. Perché abbiamo fatto questo calcolo? Perché quando Spider-Man effettua questa manovra entra in gioco una dinamica che abbiamo magari spesso visto in alcuni video delle manovre con i jet militari, ovvero il G-lock, il blocco G, possiamo chiamarlo così traducendolo in italiano. È un effetto che avviene sul corpo umano quando siamo sottoposti ad una accelerazione che ci fa percepire come se pesassimo di più, come se il nostro peso fosse maggiore. Questo succede quando al corpo viene applicata una forza che ci fa percepire appunto il peso maggiore, spingendo i fluidi, quindi compreso il sangue del nostro corpo, verso i piedi, facendoci perdere conoscenza. Ecco, la manovra di Spider-Man è molto particolare perché nella sua cabrata egli passa da una velocità di 62, qualcosa metri al secondo a zero, fondamentalmente, in pochissimo tempo, in un secondo potremmo dire. Se andassimo a calcolare l'accelerazione a cui viene sottoposto Spider-Man, troveremmo un valore che si aggira intorno ai 13 G, quindi 13 volte l'accelerazione di gravità. Ciò significa che in quel momento Spider-Man sperimenta 13 volte il proprio peso. Ecco, in una situazione di questo genere, andare in G-lock, quindi perdere conoscenza, andare in blackout, sarebbe quasi garantito, anche perché se andiamo a vedere un attimo i dati che ci sono in giro scopriamo che un essere umano normale non addestrato può sopportare più o meno 5G. Proprio per questo motivo quando alcuni civili vengono portati nei piloti caccia, nei jet, a fare qualche manovra acrobatica perdono spesso conoscenza. Per quanto riguarda i piloti più addestrati si può arrivare anche a 8-9G, poi dipende ovviamente dalla persona, è molto soggettiva come cosa. Per darvi un'idea, lo Space Shuttle raggiungeva un'accelerazione di circa 3G, quindi pochissimo. Inoltre all'interno di questi velivoli, sia nei jet che negli shuttle, nei velivoli spaziali, utilizziamo delle tute chiamate per l'appunto con grande fantasia tute G, che sono delle tute che ci aiutano a comprimere le gambe, a comprimere la parte bassa del nostro corpo e quindi a tenere i fluidi verso la testa, verso la parte alta. Questo ci permette di resistere a degli G maggiori eventualmente. Quindi in questo contesto Spider-Man, che con la sua tutina in condizioni assolutamente normali, senza particolari attrezzature, viene sottoposto a 13 G, molto probabilmente, pur essendo Spider-Man, perderebbe conoscenza. Quindi una manovra del genere non è assolutamente possibile. Allora potremmo chiederci, ma come fanno i ragni veri a sopportare magari accelerazioni di questo tipo? Certo, non parliamo di velocità di questo genere, però i ragni sono spesso a testa in giù, si spostano da una parte all'altra tessendo le proprie ragnatele ed effettivamente hanno un sistema particolare biologico che gli permette di mantenere il sangue nelle zone desiderate del corpo. Infatti i ragni possono sopravvivere anche sottosopra in condizioni di questo genere per lungo periodo perché hanno dei meccanismi interni che schiacciano gli organi e spingono il sangue dove è più necessario, cosa che ovviamente gli umani non avrebbero e no, non sarebbe possibile anche se venissimo morsi da un ragno e venissimo modificati geneticamente. Ma di questo parleremo nella parte della genetica fra un attimo. Delle ragnatele di Spider-Man ci interessano due cose fondamentali, che sono la viscosità e la biomeccanica. La tela del ragno è fatta di una seta viscoelastica che alla sua punta utilizza delle piccolissime goccioline di colla o simil tale dell'ordine del micron, quindi del micrometro. Si tratta di cose microscopiche che non sono visibili ma che servono per attaccare meglio la ragnatela o per catturare le prede che rimangono appiccicate a questa tela. Sarebbe possibile utilizzare
queste ragnatele per spostarsi, quindi per sostenere il proprio peso, come fa Spider-Man da un palazzo all'altro? Beh, secondo alcuni studi, per quanto possa sembrare strano, teoricamente è possibile. Uno studio infatti ci racconta che una tela di un ragno può sorreggere fino a 10 tonnellate per metro quadro. Lo stesso studio cita un altro articolo a sua volta, pubblicato dallo Smithsonian, dove ci viene raccontato che una corda fatta di seta di ragno intrecciata del diametro di una matita potrebbe fermare un jet in atterraggio su una porta aerei. So che sembra assurdo, però effettivamente dai calcoli risulta proprio questo. Tra l'altro c'è uno studio molto interessante che è stato pubblicato da alcuni studenti che analizzano una scena dei primi Spider-Man dove Peter Parker fondamentalmente ferma una metro in corsa mettendosi davanti ad essa e sparando le ragnatele agli edifici adiacenti e utilizzando quindi questo sistema per fermare la metropolitana. Facendo un paio di calcoli è venuto fuori che lo stress applicato alle ragnatele, tenendo conto che siano 8 per lato, è di 1,24 gigapascal, che è un numero che non ci dice niente, però viene fuori che questo stress è plausibile, è qualcosa di fattibile. Ci sono delle ragnatele di alcuni tipi di ragno che possono resistere a tensioni ben maggiori. Quindi tecnicamente sì, sarebbe stato possibile per Peter Parker fermare il treno con semplicemente le ragnatele sparate agli edifici adiacenti. Certo, poi ci sono altre cose all'interno di quella scena che funzionano poco, tipo il fatto che Peter utilizzi anche i piedi per fermarsi, sottoponendo probabilmente le sue ginocchia a delle forze incredibili che gli sarebbero valse probabilmente la morte, detta come va detta, ma questa è un'altra storia. Analizzando semplicemente la ragnatela, vediamo che le ragnatele di ragno hanno delle proprietà fisiche incredibili. Dopodiché c'è un problema di aerodinamica sulla questione ragnatele, perché immaginiamo di spararla dal nostro polso e dobbiamo attaccarci ad un palazzo che si trova magari a centinaia di metri da noi o comunque a decine di metri. Ecco, sparare una ragnatela molto sottile come quelle di Spider-Man sarebbe come lanciare uno spaghetto bagnato. Non sarebbe così efficace. Dovremmo avere una sezione molto più grossa della ragnatela, quindi il diametro della ragnatela stessa dovrebbe essere molto molto maggiore per avere successo. Ciononostante, piccola curiosità, è possibile realizzare teoricamente un lanciatore di ragnatele. Alcuni ci stanno provando, fra cui il canale YouTube Sean's Craft, che ha realizzato un piccolo prototipo. C'è anche il video che è estremamente simpatico e interessante, vi consiglio di andare a vederlo. Ovviamente niente di assurdo come lanciarsi da un palazzo all'altro, però è un inizio. Tra l'altro una potenziale applicazione delle ragnatele, giusto per dare ancora un'idea di quanto siano resistenti e utili, è quella suggerita per l'utilizzo spaziale delle case su Marte o sulla Luna. Quindi utilizzare le ragnatele come binder, quindi come unificatore, come solidificatore, diciamo così, della regolite lunare o marziana per renderla più resistente. In effetti sono tantissimi i concetti che spiegano come utilizzare la regolite, la polvere lunare o la polvere marziana, per costruire delle abitazioni nel futuro. Il problema è che questo materiale è estremamente polveroso e poco resistente, insomma sarebbe molto difficile costruirci qualche cosa. Bisogna quindi mischiarlo a dei materiali che lo rendano più resistente, più compatto, più unito e che ci permettano quindi di costruire. Uno di questi materiali che è stato suggerito, oltre ad altre cose bizzarre, è la tela del ragno. Tra l'altro di questo abbiamo parlato in un episodio di Just Mars It, la mia serie in cui affronto tutto quello che c'è da sapere su Marte, dove abbiamo parlato delle case fatte con il sangue. Non vi spoilerò nient'altro, andate a vedere il video. La domanda che tutti forse ci stiamo ponendo dall'inizio del video: sarebbe possibile trasformarsi in un ragno? Risposta breve: no. Risposta lunga: cerchiamo di capire il perché. Tutto si basa sul fatto che a un certo punto il nostro supereroe viene, nella maggior parte delle situazioni, morso da un ragno e quindi acquisisce delle capacità particolari grazie al fatto che il suo DNA viene modificato. Innanzitutto bisogna dire che un morso non è sufficiente a modificare il DNA di un organismo, soprattutto quello di un essere umano. E se anche fosse possibile, se anche il morso modificasse qualcosa che poi andasse ad agire sui geni del corpo umano, comunque si tratterebbe di una cosa localizzata, ovvero qualche cellula nella zona del morso probabilmente potrebbe, siamo sempre già nella fantasia, modificare un pochino una cellula o qualcosa di questo genere, però appunto dopodiché la cellula dovrebbe riprodursi in grandissime quantità,
la modificazione genetica dovrebbe tramandarsi di cellula in cellula su grandi quantità, sui grandi numeri, e quindi coinvolgere, non dico tutto l'organismo, ma la sua stragrande maggioranza. E questo ovviamente capite benissimo come sia complicatissimo e pressoché impossibile da realizzare. Detto questo, l'argomento della modificazione genetica è estremamente interessante, un argomento ampissimo che ovviamente non affronteremo in questo video nella sua completezza perché ci vorrebbe davvero troppo tempo, ma voglio raccontarvi alcune cose interessanti. In effetti siamo già abbastanza bravi, per così dire, a utilizzare la modificazione genetica, e gli studi su questo stanno progredendo abbastanza. Ci sono tantissime tecniche per poterlo fare. La cosa difficile è farlo in un organismo sviluppato, come avviene in Spider-Man, dove un adulto, di base, un ragazzo già fatto e finito, subisce una modificazione genetica. Ecco, in questa situazione è molto più difficile per il problema che dicevo prima. Potremmo anche modificare delle singole cellule, e in effetti ci sono delle tecniche, come per esempio il bombardamento a sfere d'oro. Una piccola sferetta d'oro con del materiale genetico potrebbe essere sparata ad alta velocità e superare la membrana di una cellula. Queste palline sono spesso microscopiche, se non nanoscopiche, quindi nell'ordine del nanometro, e difficilmente riuscirebbero comunque a produrre delle modificazioni genetiche su larga scala, quindi su tutto l'organismo, per due motivi. Il primo è quello che dicevamo all'inizio, ovvero il fatto che modificare una sola cellula difficilmente avrà successo nel modificare il patrimonio genetico di un organismo completo. Ma soprattutto per il fatto che in ogni caso, se anche riuscissimo a passare la membrana cellulare con questa pallina microscopica d'oro, il patrimonio genetico che trasporta dovrebbe comunque riuscire a infiltrarsi nel DNA e dovrebbe comunque riuscire a modificare delle basi azotate. Insomma, non è garantito il successo di questa operazione. Una cosa che ha un ratio di successo molto più alto è la modificazione genetica degli embrioni. Quindi quando abbiamo pochissime cellule all'inizio della formazione di un embrione possiamo modificarle e quindi avere, diciamo, una possibilità maggiore di vedere queste modificazioni anche poi nell'organismo adulto, nell'organismo completo. Anche in questo caso comunque, nonostante siano stati fatti diversi esperimenti sugli animali ma anche su embrioni umani, non è garantito il successo finale, perché già modificare poche cellule può risultare complesso, senza contare il fatto che nel riprodursi le cellule possono andare incontro a mutamenti spontanei, e quindi la modificazione genetica artificiale può essere cancellata a un certo punto. Insomma, le difficoltà sono davvero tante e gli studi su questo procedono, ma ci sono ancora tantissime cose da scoprire. Quindi, tornando alla risposta finale, sarebbe possibile trasformarsi in un ragno? Abbiamo già detto all'inizio che no, non sarebbe possibile, ma per il semplice fatto che potremmo sì magari acquisire alcune caratteristiche genetiche minori di un ragno andando a modificare qualche base azotata o piccoli pezzi di DNA, ma essere un ragno in quanto tale, quindi avere la possibilità di arrampicarsi sui muri oppure produrre delle ragnatele, significa modificare tantissime parti del nostro DNA e anche avere delle combinazioni complesse di modificazioni, e non è scontato riuscire a realizzarle, ma soprattutto non abbiamo neanche idea di quali siano, cioè non abbiamo idea di quali siano le parti di genoma da modificare per riuscire ad acquisire quella specifica caratteristica del ragno. Quindi fondamentalmente sarebbe, almeno con le tecnologie attuali, impossibile riuscire a modificarci geneticamente per trasformarci in un ragno. Ultimo argomento di questo video, la nanotecnologia. All'interno di Spider-Man, infatti, utilizziamo la nanotecnologia, per esempio, per la tuta di Spider-Man che Tony Stark gli fornisce, questo negli ultimi episodi, nelle ultime versioni di Spider-Man, il che ci dà lo spunto per parlare di alcune cose interessanti. La tuta di Spider-Man, se parliamo di Spider-Man nelle sue ultime versioni, ha delle caratteristiche molto particolari. Innanzitutto ha un'interfaccia neuroreattiva. Cosa significa? Che risponde agli stimoli mentali di Peter Parker, che controlla la sua tuta semplicemente con il pensiero. È dotata anche di un sistema di intelligenza artificiale molto avanzato, in grado di svolgere delle mansioni autonomamente, e poi ha un sistema particolare di nanite materialization, quindi dove la nanotecnologia si materializza e si ricostruisce da sola ed è quindi in grado di autorigenerarsi.
Questa applicazione è molto interessante ed è in studio, per esempio, per alcune tipologie di vele solari, che sono un sistema di propulsione applicato allo spazio, quindi ad alcuni velivoli spaziali di natura microscopica. Fondamentalmente si tratta di vele anche abbastanza grandi, solitamente di un materiale nanotecnologico, e sono sottilissime, sono davvero estremamente sottili e utilizzano la pressione di radiazione solare, quindi la pressione generata dai fotoni del sole per propellersi, oppure semplicemente, come in alcuni concetti di missione, da raggi laser che si sparano sulla nostra vela e sono in grado di darle una spinta. Ovviamente la pressione di luce, la pressione generata da questi laser o dalla luce solare, è minuscola, ha una pressione veramente infinitesima per metro quadro. Proprio per questo abbiamo delle vele molto grandi e comunque sarebbero in grado di spingere delle sonde veramente microscopiche. Questa tipologia di vele viene proposto per una tipologia di viaggi che deve raggiungere velocità molto grandi e distanze molto lunghe. Addirittura si parla di viaggi interstellari. Perché? Perché la pressione solare, quindi la luce del sole, agisce costantemente, e sebbene sia una pressione estremamente piccola quella della luce, agisce costantemente, come dicevo prima, e quindi può spingerci poco ma per un lungo periodo, permettendoci di raggiungere anche delle velocità sostanziose. E queste vele, essendo molto sottili, possono essere anche molto delicate, e se si va incontro a micrometeoriti o anche a polveri un pochino più grosse, possono verificarsi delle rotture. E da qui si studia il fatto di poter avere una tecnologia autorigenerativa che riesca a ricostruire piccoli pezzi di questa vela qualora si presentassero appunto degli scontri con del materiale nello spazio. Ovviamente si tratta di rotture minime, parliamo di rotture veramente minuscole che possono rigenerarsi. Non pensiamo di rigenerare e di ricostruire degli squarci lunghi o larghi dei metri. Un'altra applicazione interessante della nanotecnologia attuale è quella dei nanobots, che sono dei piccoli robottini dell'ordine del nanometro che sfruttano l'intelligenza artificiale per muoversi all'interno del nostro sangue, del nostro flusso sanguigno. E grazie a questi possono targetizzare le cellule tumorali o delle malattie ben specifiche e quindi riuscire a curarci senza essere invasivi, come per esempio le chemioterapie. E se pensate che si tratti di fantascienza, sappiate che queste cose sono attualmente in studio, e tra l'altro in questo momento alcuni studi sui nanobots vengono proposti per le applicazioni sugli esseri umani. Quindi stiamo cominciando la sperimentazione sugli esseri umani anche di queste tecnologie. Quindi la domanda è: potremmo veramente avere un giorno una tuta come quella di Spider-Man, che si autorigenera, che utilizza l'intelligenza artificiale e che può essere a tutti gli effetti un supporto vitale interessante? La risposta è sì. Teoricamente non sarebbe impossibile realizzarlo. Ciononostante siamo ben lontani dal riuscire a farlo, senza contare che ci sarebbero delle implicazioni etiche importanti dietro a tutto questo. Come ci sono in generale dietro all'avanzamento della nanotecnologia e dell'intelligenza artificiale. In effetti, un essere umano che avesse accesso a una tuta di questo genere sarebbe a tutti gli effetti un superuomo. Sarebbe un supereroe, di fatto. L'intelligenza artificiale in effetti si integrerebbe con l'essere umano e potrebbe permetterci di svolgere dei compiti che normalmente non saremmo in grado di svolgere. Di questo argomento, tra l'altro, abbiamo già parlato in diversi video, sia nel video sull'ipotesi della simulazione, sia in una chiacchierata con Hyde e Jack Nobile, ma in tantissime altre situazioni ne parleremo sicuramente. Quindi non è questo il video in cui dobbiamo parlare dell'etica dell'intelligenza artificiale, ma se l'argomento vi interessa, fatemelo sapere nei commenti e magari ne parleremo con qualche ospite che è sicuramente più esperto di me. Bene ragazzi, il video termina qui. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate di Spider-Man, qual è il vostro Spider-Man preferito e soprattutto quale film dovrei recensire la prossima volta. Detto questo, passiamo al voto finale. Io direi che Spider-Man si merita un bel 8, perché a me personalmente piace la storia. Ovviamente non ha la pretesa di essere un film accurato scientificamente e non deve esserlo, quindi siamo buoni con il voto in questo caso, ma comunque nonostante ciò ci dà degli spunti interessanti per parlare di scienza e di applicazioni moderne della nanotecnologia, dell'intelligenza artificiale e anche, come abbiamo visto, di esplorazione spaziale. Quindi un bel 8 se lo merita tutto. Detto questo ragazzi, il video termina qui, spero ovviamente che vi sia piaciuto, se è così fatemelo sapere con un bel like. Qua è Victor, passo e chiudo, e noi ci vediamo la prossima volta con un altro video. Ciao!